Siamo molto contenti comunque di poter dare questo annuncio. Dal 23 al 25 di giugno effettivamente ci sarà la Marina Militare sulle coste, sulla costa teramana e quindi ospiteremo due navi. Che di fatto sono navi importanti, navi di ultimissima generazione che potranno anche essere visitate dalla popolazione. Questo per mettere in risalto e in evidenza la costa teramana, le sue peculiarità, sia in termini di prodotti ittici, di prodotti comunque del territorio, delle aree interne, dei vini e quant'altro, ma anche proprio mettere in risalto la importanza che la costa di per sé rappresenta per il nostro turismo, per il nostro incoming e comunque per la nostra economia abruzzese in generale. E quindi ecco, siamo felici, ringraziamo ovviamente la Marina Militare, ringrazio personalmente anche il Capo di Stato Maggiore della Marina che ha seguito personalmente questa manifestazione e quindi ecco, aspettiamo comunque tutti dal 23 al 25 giugno al porto di Giulianova e poi faremo anche delle manifestazioni su Roseto, ma nel dettaglio poi manderemo ovviamente il programma e quindi ecco, aspettiamo un po' la popolazione per festeggiare l'arrivo della Marina e comunque in generale per festeggiare il nostro porto e la nostra costa. La Marina Militare parteciperà, diciamo, a questo evento e garantirà una serie di asset come il nave alpino che sarà presente alla fonda, ovviamente perché non potrà ormeggiare in porto per una questione di pescaggio. Assicurerà poi alcuni conferenzieri che poi verranno individuati quando si sapranno le tematiche, diciamo, esatte del convegno. Assicurerà la banda della Marina Militare e poi la nave a vela Altair. E quindi ecco, questo diciamo, è il supporto che sarà garantito dalla Marina Militare a questo evento che si terrà a giugno a Giulianova.